Sono testimoni e non servono insegnanti, potrei anche andare a casa. Quindi i termini del problema si sono molto chiarificati. Signori, ogni cosa, come si dice, deve in qualche modo, e la nostra esistenza ce lo testimonia, ogni cosa che comincia deve finire. Qui abbiamo cominciato molto bene e poi adesso deve finire con un intervento di qualcuno che dice basta, è finito tutto, andate a casa, divertitevi, eccetera. Non mi sento in buona coscienza, nonostante abbia sentito delle cose molto belle, molto buone, è un elogio, come si dice, collettivo, collegiale, ma non mi sento di dire andate a casa e state tranquilli, perché mi sembra che il mondo che ci circonda non, diciamo, non autorizzi, ecco, o se abbiamo bevuto, ma se invece di avere bevuto abbiamo ascoltato, e ascoltato non solo la parte, diciamo, construens, ma anche quella pars destruens che non è stata tematizzata, però è presente, evidentemente. Se diciamo è ora che si faccia il bene, vuol dire che fino adesso non se ne fa moltissimo, senza torto a nessuno, senza valutazione della vita morale di nessuno, eccetera, eccetera. Però, signori, non stiamo vivendo, io lo dico, e lo dico in aperto, perché le cose vanno, diciamo, è inutile nascondersi dietro un dito. Noi oggi abbiamo vissuto una giornata, dico noi, e quando dico noi non pratico un plurale maiestatico che sarebbe assolutamente sproporzionato, dico noi, Alleanza Cattolica, abbiamo vissuto una giornata emozionante, tecnicamente emozionante, domani ci torneremo, tecnicamente emozionante perché abbiamo incontrato, abbiamo ascoltato, cosa che abbiamo sempre fatto, ma così, qualcheduno che ci ha parlato direttamente, la sua eminenza questa mattina, la sua eccellenza, il mio vescovo, e adesso Monsignor Michele Vennisi. Cioè, qualcheduno che ci è venuto a parlare e noi siamo stati ad ascoltarlo, evidentemente, ma ci siamo chiesti come mai tanto tempo, esistiamo, l'ho detto a Monsignor Ambrosio qualche tempo fa, quando mi ha consegnato il decreto di istituzione di Alleanza Cattolica come società privata di fedeli. Ho detto, sono emozionato, sono 50 anni che aspetto. Non due giorni, quello che abbiamo fatto in questi 50 anni non è mutato, dice, poi un giorno finalmente dopo aver rubato galline per 50 anni abbiamo deciso di rubare un altro tipo di animale. Allora da quel momento in avanti tutti ci prendono in considerazione, non abbiamo rubato galline e stiamo facendo quello che abbiamo sempre fatto. Però c'è una disponibilità di cui prendiamo atto e siamo assolutamente contenti, ringraziamo il Padre Eterno, eccetera, nei nostri confronti, attenzione, a parlarci, a prenderci quel numero di volte in cui abbiamo chiesto alle loro eccellenze, ho chiesto alle loro eccellenze, a vescovi d'altre stagioni, lo sa solo il Padre Eterno, ce lo dirà lui cosa è successo, anche se dubito che a Giosafat sarò molto interessato a questo genere di problemi, penso che avrò dei problemi di altra natura da risolvere, un contenzioso di altra natura da risolvere col Padre Eterno. Comunque gli chiederemo come mai è successo, è andata così, ne prendiamo buona nota. E prendiamo buona nota di questa condizione, cioè qualcheduno finalmente, ma abbiamo cambiato qualcosa? Ci pensiamo, sì, abbiamo cambiato qualche cosa, se invecchiare è cambiare,
Siamo invecchiati, non fatene un problema di età del sottoscritto, ma siamo invecchiati nel senso che nel tempo è cresciuto qualche cosa, nel tempo qualche cosa si è svolto, e del resto era inevitabile che qualche cosa nel tempo si svolgesse. L'unico modo per non farlo svolgere è che fossimo morti tanto tempo fa, ma il Signore ci ha tenuto in vita e allora è andata così. Bene, vedete, sono molto orgoglioso e mi difendo dietro al titolo che ho lasciato, non l'ho scelto io, ma ho lasciato planare, conclusioni. Così uno fa la svelta, dice non hai un tema obbligato, non ho un tema obbligato, è molto bello. Devo soltanto concludere una giornata di lavori. Una giornata di lavori che intendo concludere facendo riferimento a quello che abbiamo sempre fatto, cioè questo è un convegno organizzato da un'associazione di laici cattolici. Oggi, il 13 del mese scorso, finalmente, dico finalmente per me, non finalmente per oggettivamente, riconosciuto come un'associazione privata di fedeli, però è il primo modo per esistere, come dire, sono stato soltanto battezzato. Ecco, mi va bene, sono molto contento, è stato soltanto battezzato. Quindi ha già fatto molto, poi viene tutto il resto, ma insomma, intanto, e non si tollera il secondo battesimo. Ora, abbiamo sempre fatto, o abbiamo tentato di fare, con tutti i tâtonnements, tutti i tentativi che gli uomini mettono nelle cose. Scusatemi, uno dei miei maestri, che un nome che non scandalizza o non dovrebbe, qui non scandalizza nessuno quasi certamente, Joseph de Maistre, dice: nessuna grande cosa ha un grande inizio. Non che quello che abbiamo fatto, che facciamo, sia una grande cosa, ma certamente non ha un grande inizio. Cioè si comincia, si sta insieme, ci si pone. Io posso solo ricordare a futura memoria che la prima attività del gruppo di persone da cui poi ci siamo svolti consistette in questo. Ricordo anche la persona a cui svelai questo passaggio. Era Monsignor Renato Pozzi, piacentino della provincia, il quale fu l'estensore materiale della Veterum Sapientia, quindi un signore che di latino, infatti, si esprimeva infatti in perfetto dialetto piacentino e in latino maccheronico. Mi diceva li dobbiamo profligare, e diceva vabbè, li profligheremo, cosa vuole che dica? Va bene così, li profligheremo. Ora, la prima attività, il primo modo per incontrarci fu questo. Noi tutti abbiamo imparato, noi del primo gruppo, a parlare in pubblico, parlando in privato in questo modo, leggendo ad alta voce il Catechismo del Concilio di Trento, leggendoci reciprocamente il Catechismo del Concilio di Trento. Diceva perché? No, perché quell'altro non c'era, non dice fin da subito si vede l'intenzio maliziosa e reazionario. No, era l'unico catechismo, non sapevamo neanche, non avevamo, l'abbiamo acquisito nel tempo, tutta quell'articolazione che l'amico Marco Invernizzi ha illustrato, ovvero il Catechismo Tridentino e poi il Catechismo Maggiore di San Pio X, insomma tutta una storia della catechesi e dei catechismi evidentemente. Ma il primo testo sul quale, perché il problema, giusto voglio dire, non è concessivo, ma è, ne prendo buona nota, cerco di esserne consapevole, giusto, il cristianesimo non è una dottrina, ma l'ho sentito dire tante volte da persone che lo facevano per rifiutare quel poco o molto di dottrina che nel cristianesimo era presente. E quindi una certa
istintiva, lo dico, ci mancherebbe, non nascondiamoci e non nascondiamo niente, cioè, però attenzione finché si vuole, però insomma, se uno per dire di essere cristiano deve credere primo che Dio c'è, che Dio dice, ma questo non c'entra con la rivelazione, lo so che non c'entra con la rivelazione, per questo ci sono dei preambula fidei, delle premesse. Primo, Dio deve esserci. Secondo, per prestare fede al Padre Eterno deve essersi rivelato, perché sennò come faccio a prestargli fede? Dice, che cosa ha detto? Ha detto niente. Ha fatto piovere o ha fatto venire la neve o ha fatto venire il sole, ma è un po' poco. Voglio dire, non si presta, non chiamiamo atto di fede quello che esercitiamo nei confronti dei fenomeni naturali. Ci vuole un Signore, primo, che esista, secondo, che dica qualche cosa. Ora, abbiamo continuato e abbiamo colto come nostro specifico nel corso degli anni un elemento molto importante, molto, riteniamo molto significativo, la cosiddetta dottrina sociale della Chiesa, sulla quale mi sono fatto delle idee, ho passato una vita a cercare di capirne il senso. E il senso è molto semplice da un certo punto di vista, cioè strada facendo, storia passando, la Chiesa si è trovato di fronte, gli uomini si sono trovati di fronte a problemi che prima non avevano. Quando la struttura sociale elementare era costituita dalla famiglia o anche dalla famiglia allargata, non c'erano problemi di dottrina sociale. I problemi di dottrina sociale nascono quando la vita si articola, quando la vita si fa più complicata, quando è più difficile. È più difficile, discernere il corretto comportamento all'interno della vita di tutti i giorni. All'interno della vita di tutti i giorni. Io con questo vorresti dire che prima dell'inizio, materiale della dottrina sociale alla fine del secolo scorso, eccetera, la Chiesa era, alla fine del secolo XIX, la Chiesa era tutta contenta di come andavano le cose. No, ma non era neppure gravemente offesa. Che questo è un punto molto importante, è un discorso apparentemente tecnico di dettaglio, vale per i consigli che la Chiesa dà ai confessori. Non si tratta di scavare per far emergere il peccato dal fedele. Proviamo a vedere, mamma mia, se alla terza domanda merito l'inferno, ma da lì all'eternità e in avanti. Quindi si tratta semplicemente di, ci sono delle situazioni tollerabili, delle situazioni intollerabili. Situazioni tollerabili, situazioni intollerabili che abbisognano del loro inquadramento, della loro messa a fuoco, eccetera, eccetera. Ora, cercando di capire e di fare come apostolato, come attività apostolica, precisamente questa, sforzarsi di sollevare nei responsabili, è un apostolato d'ambiente per qualche verso, anche a tutti rivolto, non soltanto a qualche persona, ma un apostolato d'ambiente, dove per apostolato d'ambiente si intende questo: tutti quelli che si interessano in qualche modo, che sono coinvolti in qualche modo con la vita comunitaria. Quindi farvi presente che, nell'ottica della Chiesa certi comportamenti sono privilegiati, certi altri comportamenti sono meno privilegiati, e con una sottile ironia. La sottile ironia è questa: l'ultimo uomo politico che è stato proposto come modello ai cattolici è morto martire.
Direi che non è mai sottolineato adeguatamente, ma tutte le volte che c'è una riunione di uomini politici bisognerebbe dire: lei non è ancora morto, e porgli questo quesito fondamentale: lei non è ancora morto, mi dica, lei non è ancora morto, allora deve aver sbagliato qualcosa. Capitemi, voi mi perdonate che l'orario, perdonate, e poi soprattutto la comprensione per le vostre difficoltà della giornata. Però i termini del problema sono precisamente questi, cioè attenzione, la Chiesa, quando Santa Romana Chiesa sta bene, o perché diciamo è un periodo di grazia, che i periodi di grazia valutiamoli sulla base di quello che succede alla nostra vita spirituale fra una confessione e l'altra. Dice, poi 5 minuti dopo essere uscito dal confessionale è andata bene, poi da lì in avanti una tragedia. Ecco, attenzione, i periodi di grazia, i periodi in cui si vive in un certo modo sopportabilmente, oppure brutalmente, non fa il suo mestiere. E questo è un po' brutale, me ne rendo conto, ma i termini del problema sono questi. O ci troviamo e vive sotto il regno, non dico di Tommaso Moro, perché di regno di Tommaso Moro non ce n'è stato neanche uno, ma insomma, o sotto il regno di Luigi IX, oppure guarda da un'altra parte. Ecco. Ora, abbiamo continuato a fare queste considerazioni, diciamo ininterrottamente, qualche volta diciamo angosciosamente, perché le nostre considerazioni ci costringevano a vedere, a guardare e a vedere tragedie incombenti, situazioni del mondo tutt'altro che simpatiche, situazioni che non mai una morte può essere stata vana, inutile, ma tutti i martiri, tutti del secolo, si dice il secolo XIX, il secolo XX, il secolo delle grandi tragedie, ho capito, ma chiamiamole per nome, quantifichiamole qualche volta anche, così ci rendiamo conto di cosa è successo al mondo, non ci sono cose lontane, lontanissime no, ce ne sono delle cose che sono meno lontane nel tempo, ma non lo dico per rinfocolare avversioni, ma semplicemente perché ci rendiamo conto che quando cerchiamo tracce della morte non è necessario che facciamo un corso di archeologia, ecco, basta che ci guardiamo attorno, facciamo delle considerazioni per ciò che dice relazione al mondo che ci circonda. Comunque, insomma, abbiamo fatto questo per tanto tempo e la nostra intenzione, l'ho detto con tanta chiarezza al mio vescovo quando mi ha, quando gli sono andato a presentare la nostra realtà associativa, non abbiamo nessuna intenzione di smettere di fare quello che abbiamo fatto fino ad oggi, senza pretese, siamo gli unici, ma quando uno fa l'infermiere non lo fa in concorrenza con qualcun altro, o fa l'infermiere perché pensa di dover fare delle cose ben fatte nei confronti del prossimo. Ma questo vi serva come introduzione a una considerazione che vi voglio fare a chiusura, da un certo punto di vista, di quello che vi vengo dicendo. Fra le cose che scandalizzano, voglio dire, non noi, ma insomma, scandalizzano nel senso di colpiscono, lo dico perché mi è stato riferito anche da persone che ci guardano con un occhio straordinariamente benevolo. Noi usiamo, per esempio, il termine controrivoluzionario, che sembra l'apologia di Fulgenzio Battista. Ecco, siamo arrivati noi e finalmente ci vuole pure qualcheduno che faccia, la reclama per le case da gioco dell'Havana, eccetera. Ma non è così.
Ora, uno dei miei autori, autore che mi è molto caro, lui non ha nessuna colpa, lo dico sempre perché in linea di massima i miei autori non li ho raramente li ho conosciuti di persona, oppure anche se li ho conosciuti non li voglio compromettere, non hanno nessuna colpa, a me piacciono, dice, ma non era la conseguenza giusta da trarre dal mio pensiero. Ho capito, infatti no, detto è stato lui, dico sono stato io, la colpa è la mia, però la colpa diciamo è molto, mi è caro dire qual è la mia ispirazione, e la mia ispirazione è costituita tra l'altro da un autore svizzero, è bellissimo, una delle cose più emozionanti a evocare. Per esempio, che la flotta zarista l'hanno fatta ammiragli svizzeri. Poi divertitevi a studiare il problema. Gli ammiragli svizzeri, non c'è ombra di costa, eccetera. Però gli ammiragli svizzeri hanno fatto la flotta zarista. Capite benissimo. Bene, allora questo povero svizzero, che non ha fatto la flotta zarista perché non faceva l'ammiraglio, ebbe a scrivere grosso modo 70 anni fa, era il 30, attorno all'inizio degli anni 30 del secolo scorso, un pensiero così fatto. Ecco un aneddoto che mi piace citare perché è ricco di significato. Un giorno dei discepoli domandarono a Confucio quale sarebbe stato il suo primo gesto se fosse stato eletto imperatore della Cina. Confucio riflette un momento con gli occhi socchiusi, perché il saggio riflette sempre prima di parlare, e rispose: comincerei con il fissare il significato delle parole. Sia esso economico o politico, sociale o morale, sia nel singolo Stato in tutta Europa, il disordine contemporaneo ha come causa prima l'anarchia intellettuale. Se risalite all'origine dei fatti, scoprite sempre un'idea, un sistema di idee. L'idea produce il fatto che racchiude in potenza, obbligatoriamente in un determinato momento della storia. A sua volta, l'anarchia intellettuale ha come causa un errore nelle idee, quindi un errore relativo alla parola che esprime l'idea. Questo ha il rigore di una legge. Non è completo, voglio dire, è una prospettiva molto intellettuale, non intellettuale, ma molto intellettuale, che non tiene conto di quello di cui noi teniamo costantemente conto alla scuola di Plinio Corrado Oliveira, ovvero dei comportamenti, diciamo, indiretti, dei modi di affrontare i problemi che non sono soltanto intellettualistici, ma dicono relazione anche alla nostra vita di tutti i giorni. Comunque, ho detto spesso, facendo un poco di humor, che il nostro tempo avrebbe bisogno, prima di ogni altra riforma, di un vocabolario ben fatto. Paradosso apparente, ma verità sostanziale. Pensate a tutto il male causato nel mondo da un cattivo vocabolario, qual è stata l'enciclopedia. Questi grossi volumi hanno operato come esplosivo, hanno preparato la rivoluzione francese, portandola a compimento negli spiriti. Se mettessimo qualcuno a redigere una controenciclopedia, un'enciclopedia che edifichi, renderemmo alla nostra epoca il maggior servizio che degli intellettuali possono rendere a essa. Il punto di partenza sta nel pensar bene. Ebbene, cari, dico, confesso, diciamo, tutte cose vere che noi accettiamo, ma certamente accettiamo questo. Il Catechismo della Chiesa Cattolica è una controenciclopedia. Ci è arrivato per le strade più diverse. Cosa vuol dire per le strade più diverse? È arrivato attraverso personaggi che neanche, ma
non è ironia della storia, è che gli uomini fanno delle cose e c'è la linea scritta dalla storia, la linea scritta dalla provvidenza. Succede qualcosa. Nel nostro mondo, nel 1992, è comparso un testo in cui veniva ridescritto il mondo, intenzionalmente, con termini, diciamo, di una coerenza intrinseca derivante dalla coerenza e dalla capacità di chi produceva il testo, ovvero Santa Romana Chiesa. Dice, ma erano tutti, capitemi bene, tutti il cardinale tale, il cardinale tal'altro, tutti controrivoluzionari. No, nel modo più completo. Però andavano descrivendo un mondo, e un mondo il cui senso, dice perfettamente il pontefice regnante, lo disse, usò il termine in una conversazione in aereo andando a fare un giro in Israele, usò questa espressione, cosmo semantico, ovvero l'ordine dei significati. Cioè una ripresa, un riutilizzo, diciamo, delle parole di uso corrente, delle parole e dei concetti di uso corrente, in modo coerente, in modo che noi ne riceviamo una descrizione. Cioè, ma questo non c'è nessuna intenzione. E guardate, c'è un altro autore che vi voglio citare e che mi piace moltissimo citarvi, perché, diciamo, non per sfizio personale, ma perché, ecco, Gustave Thibon dice: un tempo il cristianesimo ha dovuto lottare contro la natura. Quella natura era tanto dura quanto ermeticamente chiusa che la grazia durava fatica a intaccarla. Oggi dobbiamo lottare per la natura, al fine di salvare il minimo di salute terrena necessaria all'innesto del soprannaturale. Proprio questo. La dittatura del relativismo ci costringe, tra virgolette, a lottare per la natura. Per la natura con riferimenti precisi, con riferimenti che ci aiutano a riorganizzare la nostra esistenza. Io oggi fraternamente dico, consiglio all'amico miscredente, dico, prova a leggerlo, prova a reinterpretare il mondo alla luce di queste considerazioni. È un atto. Come un vecchio brocardo giuridico suona così: se non è vero è ben trovato, se non è vero è ben trovato. E voglio dire, poi è vero, poi ti rendi conto, poi cadi in ginocchio, poi cominci a piangere, poi preghi, poi fai tante cose, ma cominciamo così, facciamo due chiacchiere. Cioè, facciamo due chiacchiere nel senso di osserviamo le parole queste che ci servono per qualificare tutto, le cose più importanti, un cosmo semantico, un ordine delle cose, diciamo, dei significati. La cosa più importante è: più importante questo o più importante quello? È più importante questo elemento secondario o più è secondario e principale, eccetera. Cioè, tutto questo ha bisogno da parte nostra di una grande pazienza, anche quando abbiamo battezzato il mondo, dobbiamo tenere conto del fatto che il battesimo viene quando il mondo c'è già, non viene prima, perché se no si chiama idealismo, e voi ci sono maestri in Israele che me lo sanno raccontare perfettamente, ma io non sono maestro da nessuna parte e tantomeno in Israele, e posso dirvi che non si tratta di piegarsi, no, le cose ci sono,
le cose devono essere qualificate, le cose devono essere indicate, le cose devono essere, diciamo così, battezzate. Battezzate. Ebbene, il catechismo è un battesimo della prospettiva che interessa la nostra esistenza, da quando nasciamo a quando moriamo. Dice, ma non è il modo giusto. Signori, non vi sto dicendo che è l'unico modo di leggere il catechismo, ci mancherebbe altro. Vi sto proponendo il nostro, che non esclude gli altri nel modo più completo, però ci dà la possibilità di capire molte cose che forse ad altri sfuggono, che altri non prendono in considerazione. Abbiamo una sensibilità per l'insieme, una sensibilità per tutto ciò che è completo, che è organico, che è organizzato, e questo testo ci aiuta moltissimo, ci viene incontro, ci aiuta a ridare senso, attenzione, a ridare senso non solo alle parole della teologia, ma alle parole della vita di tutti i giorni, e sensatamente, perché c'è un significato. Ho in mente, fra tanti, ma altri, poi chiedete ad altri quello che io non so, ma posso, a cui alludo semplicemente. Si dice il vecchio padre Pierrone, gesuita ottocentesco, il quale padre Pierrone distingueva fra la rivelazione di carattere assoluto o metafisico e la rivelazione di carattere morale. Quindi, cosa sono le rivelazioni di carattere? Ecco, se non arrivava un signore con la sua borsina a dirci che era uno e trino, neanche frequentando tutti i commercialisti del mondo lo avremmo scoperto. Ecco, quindi, uno e trino. Benissimo. Se invece, e tante volte nel dialogo, nella polemica apologetica emerge, cioè, c'era bisogno di qualcheduno che andasse sul Sinai per dire che bisogna voler bene alla mamma. No, si poteva anche non andare sul Sinai. Però quel signore che è andato sul Sinai è tornato dicendo, lo sapete, come sapete tutti, però bisogna ricordarselo, perché è il quarto, è molto importante voler bene alla mamma. Non è un dettaglio, non è messo in giro dai venditori di caramelle per i regali per la festa della mamma. Ecco, voler bene alla mamma, voler bene al prossimo, non rubare, non insidiare la moglie del vicino, non insidiare la fidanzata, eccetera. Cioè, uno, due, tre, quattro, tutte cose di ragione, che però vengono confermate attraverso quella modalità, diciamo, il timbro. E badate che questa parte comune fra le conquiste di ragione e la rivelazione sono di una preziosità straordinaria. Ci dicono, attenzione, noi possiamo arrivare a tante cose positive. Poi interviene immediatamente, poi come si fa per rispettare il decalogo? E allora lì per rispettare il decalogo è molto difficile che non serva l'aiuto delle parti soprannaturali del catechismo, cioè della grazia. Senza grazia, signori, la moglie del vicino è insidiata e la proprietà del vicino, non parliamone, eccetera, eccetera, eccetera. Col cappello, senza cappello, con il cappello di Equitalia, senza cappello di Equitalia. Tutto questo è straordinariamente, diciamo, bisognoso. Per comportarsi bene serve l'aiuto della grazia, e per la grazia non c'è che la rivelazione, che ci suggerisce attraverso la preghiera, attraverso i sacramenti, attraverso quella non preghiera nel senso non verbale, attraverso non sacramenti, attraverso i sacrifici. Attraverso il sacrificio arriva la grazia anche, non soltanto attraverso i sacramenti e non soltanto attraverso la preghiera vocale, a cui siamo molto, mi raccomando, anche qui io devo stare molto attento, perché
tutti siamo alla ricerca di sistemi per evadere il fisco, da questo punto di vista. E vi consiglio, in un'altra occasione vi consiglio un bel testo intitolato Christus Fiscus, è molto interessante. Comunque, a parte questo, cioè, stare attenti a dire la preghiera vocale, perché se non cominci con la preghiera vocale, se poi vai avanti con, se no fai quattro chiacchiere col Padre Eterno, ma perdi tempo tu e fai perdere tempo al Padre Eterno, per usare una prospettiva molto antropomorfica. Sai, io parlo diretto, ma parlo diretto, fai così. C'è gente che ne sapeva più, uno più di Bertoldo, ha scritto delle bellissime preghiere, adoperale, che chissà che non venga il Padre Eterno, sentendo delle cose che gli sono note e assennate, non ti prenda in considerazione, invece di eccetera. Comunque, signori, noi abbiamo... lavoriamo in questa direzione e non smetteremo, a Dio piacendo, di lavorare in questa considerazione, in questa direzione. I termini del problema sono quelli che vi ho illustrato. Il Santa Romana Chiesa, la storia sarebbe lunga e sono a disposizione per raccontarla, ma la storia dice: Santa Romana Chiesa a un certo punto del suo itinerario esistenziale, almeno in Occidente, ha ritenuto di dover pubblicare il Catechismo della Chiesa Cattolica. Noi ne prendiamo buona nota, non solo ne prendiamo buona nota, ma dichiariamo formalmente un entusiasmo particolare nei confronti di questo strumento, di questo dono, che è un dono enorme, straordinario, cioè è come dire, è notte, ti stai preparando per un esame, ti porto io il riassunto, cosa vuoi di più dalla vita, Lo accogliamo chi ci porta il riassunto con entusiasmo particolare. Grazie, con gratitudine. Ecco, ora... grazie alla Chiesa, non a te. No, capite? Grazie perché questo testo, questo è un dono enorme. È un dono che, di cui è difficile... Poi c'è la sorpresa. Santa Romana Chiesa, a cui vogliamo tutti bene, un bene dell'anima, cioè, non si può, non faccio neanche abbozzo l'ombra di un'apologetica della Chiesa, però dico, è una cosa straordinaria, è una cosa enorme, è una cosa della cui grandezza è difficile rendersi conto. Però è il nostro modo, il modo con cui abbiamo per incontrare il Padre Eterno. Cioè, se io voglio fare quattro chiacchiere col Padre, sì, certo, posso andare in montagna, posso guardarmi attorno, però qua, è difficile fare quattro chiacchiere con il Dio creatore delle montagne, il Dio creatore dei ghiacciai, il Dio creatore... Difficile, non mi riesce, non... Invece poi c'è il figlio, il figlio, e il figlio che mi rende visibile il padre, cioè il volto visibile del Dio invisibile, col quale si può fare più difficile, difficile anche quello, ma insomma c'è gente che ci riesce, quindi prendiamone buona nota. E poi la Chiesa, che è il corpo mistico. Guardate, sono tutti passaggi che ci aiutano straordinariamente, fanno della nostra esistenza un'esistenza, diciamo, facilitata. Ecco, facilitata. La gratitudine nei confronti del Padre, la gratitudine nei confronti del Figlio, la gratitudine nei confronti della Chiesa, la gratitudine nei confronti della Chiesa, scriveva il Padre, l'autore materiale della stesura originaria della quarta parte del Catechismo, il padre Corbon, un padre gesuita libanese, cioè
lo Spirito Santo, cioè la Chiesa è il corpo, l'incarnazione dello Spirito Santo. Ora, è di una, diciamo, di una percepibilità, abbiamo detto prima con grande gioia, ringrazio l'amico Salvatore non solo di essere venuto, ma perché quando sono andato la prima volta mi ha invitato a fare un giro alla convocazione nazionale del rinnovamento. Poi, dopo finita la giornata, mi sono fermato 24 ore, mi ha chiesto che cosa pensassi delle cose. Mi sono trovato, come ti sei trovato? Molto bene. Poi soprattutto, gli ho detto, e lo ha divertito, soprattutto sono molto contento che per essere cattolici non è necessario essere del rinnovamento. Ed è vero, ed è solo vero. Solo vero, e non è un giudizio negativo, è il giudizio della diversità, è l'apprezzamento per altri, ma meno male che in Santa Romana, che pensate, dicevo a lui, dicevo, pensa, non so cantare, non so ballare, ragazzi, vi buttereste fuori dove c'è il stridor di denti, e basta, non ci starebbe nient'altro che non stridor di denti. Invece no, grande comprensione e grande, diciamo, sintonia, una sintonia profonda, ma che non esclude, anzi è incrementata dalla diversità, è incrementata, non ostacolata nel modo più completo, ma incrementata dalla diversità. E su queste considerazioni che ne aprono, non sono considerazioni, c'è scritto conclusive, ma mi rendo conto che ho deluso il titolo, non sono conclusioni, sono aperture. Così si comincia. Abbiamo continuato a fare, non vi ripeto, con diciamo con un cattivo spirito, abbiamo fatto così fino ad oggi, abbiamo fatto così e andremo avanti per una semplice ragione. Il Padre Eterno che ci ama, che ama tutti, tutti diciamo in modi multifari a multisque modis, ci ama tutti in modi molto diversi, eccetera. Però vuole che ciascuno si manifesti o fornisca al prossimo l'idea che c'è un altro modo, c'è sempre un altro modo, c'è sempre un altro modo. E fra questi modi, speriamo, oggi ne abbiamo avuto, non vorrei avervi rovinato la giornata, ma ne abbiamo avuto un'ampia testimonianza, c'è sempre un altro modo. La Chiesa è per tutti e quindi oso dire, in fondo, appena dentro, non fuori, ma appena dentro e anche per noi. Vi ringrazio. Grazie davvero al nostro reggente nazionale, ai nostri ospiti, a voi tutti. Si chiude quindi qui il convegno, alle 18:45 c'è la messa in una chiesa che troverete.